Benvenuti al telegiornale quotidiano sul mondo dei motori di ruota in pista. Giovedì 21 gennaio 2016. Sotto la piramide del Museo del Louvre a Parigi sono state presentate le nuove DS3 e DS3 Cabrio. Lanciata nel 2010, la DS3 ha già conquistato circa 400.000 clienti in tutto il mondo, all'insegna di un fascino elegante e trendy. La 3 è stata la prima DS ad adottare l'espressiva forma luminosa DS LED Vision e oggi il suo frontale è scolpito come un'autentica opera d'arte, con calandra verticale dalla forma esagonale col logo DS. Il profilo cromato si allunga verso i proiettori e i fendinebbia LED attraverso due ali cromate. Mantenuti anche per il restyling alcune caratteristiche inconfondibili della vettura, come il trattamento bicolore tetto carrozzeria, dove sono proposte addirittura 78 combinazioni possibili e la linea di cintura del disegno a pinna di squalo. A bordo si respira un'atmosfera high-tech grazie ad uno schermo touchpad da 7 pollici. Le nuove DS3 e DS3 Cabrio verranno presentate al Salone di Ginevra e lanciate sul mercato subito dopo, con ben 8 motorizzazioni, 3 benzina 3 cilindri PureTech, 2 benzina 4 cilindri THP, 3 diesel 4 cilindri Blue HDI. In abbinamento a cambi manuali a 5-6 rapporti o a trasmissioni pilotate o automatiche. Renault festeggia il traguardo di 1 milione di Kangoo di seconda generazione, prodotte presso lo stabilimento di Montbauge. Lanciata nel 1998 e rinnovata nel 2007, Kangoo è disponibile sia come autovettura sia come veicolo commerciale leggero, oltre che nella versione elettrica ZE. BMW. Il progetto dell'app iFoodies by BMWi è stato elaborato 3 anni fa grazie all'impegno del BMW Group, che ha inteso promuovere le aziende agricole italiane che lavorano all'insegna della sostenibilità e della biodinamicità. L'app si è concretizzata lo scorso anno e ha già raggiunto circa 6,5 milioni di utenti. Oggi le realtà più meritevoli in tema di qualità e di rispetto della natura sono state premiate in occasione degli iFoodies Award 2015. Tra tutte le aziende presenti sull'app, quella che ha guadagnato più like da parte degli utenti è stato il caseificio di San Patrignano. A domani per altre news.